Buongiorno, ben trovati. Luca Tremolada, Tintoli Talk. Sono con Stefano Epifani. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, Luca. Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. Amico, lo diciamo subito perché siamo giornalisti, diciamo subito la verità. E eh, credo la, la persona che mi ha insegnato, mi ha spiegato che cos'è la sostenibilità. Cui, insomma, l'ho voluto. L'ho voluto per, eh, perché innanzitutto ci racconterà dell'indice che sta lanciando, per capire come si misura la sostenibilità e ci dirà cinque errori che stanno facendo un po' tutti quando parlano di questi temi. Ma prima la sigla. Allora, partiamo dagli errori, se sei d'accordo. Eh, che cos'è la sostenibilità digitale? Ok, la sostenibilità eh, digitale. Io partirei da cos'è la sostenibilità to cure, anche perché anche su questo tema c'è tanta, tanta confusione. Io non uso una definizione mia, uso la definizione delle Nazioni Unite, quindi quella ufficiale, per eh, la quale la sostenibilità è la eh, possibilità della generazione presente di perseguire i propri bisogni in un contesto di miglioramento delle proprie condizioni, senza con ciò eh, negare alle generazioni successive di fare altrettanto. è importante evidenziare questa definizione? Perché? In questo modo è chiaro che quando si parla di sostenibilità si fa riferimento al fatto che le persone debbano perseguire un percorso di miglioramento sociale, economico ed ambientale. In questo viene il tema della sostenibilità digitale. La sostenibilità digitale è quell'elemento della sostenibilità che ha due dimensioni. Da una parte è l'uso delle tecnologie digitali. Funzionalmente al, funzionalmente al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono quelli di Agenda 2030 ma più in generale che guardano appunto al ai temi dello sviluppo sostenibile ma d'altro canto è anche l'utilizzo dei criteri di sostenibilità per indirizzare lo sviluppo delle tecnologie basti pensare all'impatto sociale, economico ed ambientale che hanno oggi alcune tecnologie e alcune piattaforme per capire come sostenibilità e digitalizzazione vivano una relazione che è profondamente sistemica cioè si influenzano l'un l'altro al punto da di diventare elementi letteralmente inscindibili. Tra l'altro, Stefano, eh, in questo momento di crisi energetica da, da più parti è stata avanzata una sorta di dicotomia tra la digitalizzazione, quindi tra il, il mondo, insomma, la modernizzazione che sta investendo tutte le nostre imprese e la transizione ecologica. Cioè si sta dicendo, attenzione, che eh, la transizione ecologica è un costo. È eh, un costo anche energetico, la digitalizzazione è un costo, la guerra ha complicato tutto. Quindi, queste, questi due grandi driver di, di progresso, che, che non solo l'Italia, ma insomma, il mondo ha abbracciato, potrebbero entrare in conflitto e diventare un trade-off, o l'uno o l'altro. Il problema è che quando coniamo delle metafore, se le metafore sono sbagliate, i danni poi sono evidenti. Mi spiego, in Europa si sta parlando di twin transition, cioè le transizioni gemelle. Ora, un gemello, a casa mia, eh, è qualcosa che condivide qualcuno, condivide una parte iniziale, cioè nascono insieme, condividono almeno per nove mesi eh, l'utero materno, dopodiché quando nascono sono due elementi distinti che possono andare in due direzioni diverse. Quindi, se noi pensiamo che transizione energetica e transizione eh, digitale siano due twin transition, facciamo esattamente questo sbaglio, cioè pensare che siano due elementi che a un certo punto si separano e magari possono essere anche dicotomici, no? Caine e Abele. Ecco, in realtà, noi non dobbiamo parlare di twin transition perché digitalizzazione e sostenibilità, transizione ecologica e transizione digitale non sono due gemelli, sono esattamente l'opposto. Cioè sono due fenomeni, nascono separati, nascono da due contesti totalmente diversi e oggi stanno arrivando sempre di più a toccarsi fino a diventare due elementi inscindibilmente collegati, tanto che sempre in termini di metafore Fino ad, oggi si è, fino ad oggi si è parlato di verde e di blu, verde per la sostenibilità e blu per la tecnologia. Io mi rendo conto che il, tema non è, che il termine non è molto sexy, ma penso che sia necessario cominciare a parlare di ciano, cioè quel colore che nasce dall'unione di verde e di blu, in cui non si può più distinguere qual è il verde e quale è il blu. Questa oggi è la sostenibilità digitale. Perché se è vero che la transizione ecologica avrà dei costi, è altrettanto vero che la digitalizzazione è lo strumento che consentirà di rendere quei costi sostenibili nell'ottica di uno sviluppo che appunto vada nella direzione di un miglioramento complessivo. Cosa voglio dire? Che non ha senso parlare di transizione ecologica se non ci si ricorda che per esempio il concetto e il tema delle smart grid basano sulla tecnologia, se non ci si ricorda che tutto ciò che è, eh, che è economia collaborativa basa sulla tecnologia, che è sharing economy, quella vera ovviamente, basa sulla tecnologia, che è economia circolare basa sulla tecnologia. Parlare di transizione ecologica senza usare la Tecnologia come strumento di base è un errore. Allo stesso tempo, dobbiamo guardare alla tecnologia in un frame collegato alla transizione ecologica e alla transizione sostenibile, perché oggi stiamo vivendo una fase nella quale alcune grandi piattaforme hanno un potere economico che rischia di minare la sostenibilità sociale. Allo stesso tempo, un uso scorretto di alcune tecnologie rischia di essere dannoso per la transizione ecologica. Prendiamone una che è la più eh, famosa, della quale si dice sempre che è insostenibile blockchain tutti adesso ce l'hanno prima andava di moda adesso tutti ce l'hanno con blockchain il punto è che tutti quanti dicono blockchain è insostenibile le tecnologie non sono mai sostenibili o insostenibili in sé dipende da come si usano perché se io uso blockchain per gestire per esempio cosa che si sta facendo sperimentalmente in alcuni contesti il processo di riciclo della plastica e l'utilizzo di blockchain ha un impatto di 10 gigatonnellate di CO2 l'anno ma in quel contesto mi fa risparmiare 11 tonnellate di CO2 l'anno emesse è chiaro che il bilanciamento è positivo a favore dell'utilizzo di quella tecnologia che abilita un processo è chiaro che quando dobbiamo implementare una tecnologia in un processo dobbiamo partire da una domanda questa tecnologia è abilitante di quel processo sì no se questa tecnologia è abilitante mi costa energeticamente o ambientalmente di meno di quanto mi fa risparmiare sì no se le risposte sono sì entrambe le domande a quel punto faremo delle scelte diversamente dovremo identificare un'altra tecnologia ma senti tu l'hai spiegata bene mm, di fatto però lo dico da, anche da, da giornalista insomma intorno alla sostenibilità c'è un, un marketing straordinario nel senso che la, la sostenibilità è oggetto di comunicazione delle aziende si parla di greenwashing no? cioè, per cui tutte le aziende sono diventate di colpo green sono diventate di colpo eh, nemiche della CO2 e eh, si fa tantissima confusione, poi c'è stato tutto, tutto un tema che va a confondere l'ambientalismo, quello vecchio stampo, no? la decrescita felice. Per cui, insomma, ogni tanto si mette tutto. Ma questo è anche colpa dei giornalisti: mettiamo tutto nello stesso calderone, quando invece questo è il momento di distinguere e di imparare a misurare bene le cose. Allora, cinque co anzi tre cose, insomma, tre strafalcioni che senti. Eh, o che senti spesso magari non solo dai, dai giornali o dalle televisioni che però non ci aiutano a capire bene che cos'è la sostenibilità. Cos'è che non ti piace nel modo in cui viene comunicato o viene raccontata al grande pubblico? Sì, c'è un tema generale e, e poi eh, tenendo presente che i sette anni non sono mai sette, i tre o cinque errori che mi, eh, che mi chiedevi. Il tema generale è che noi confondiamo un tema complesso, perché la sostenibilità è un sistema complesso, con un tema complicato. E quindi l'errore è quello di cercare soluzioni semplicistiche quando avremmo bisogno invece di soluzioni semplici. Cosa Vuol dire questo? Vuol dire che non possiamo guardare la sostenibilità come se fosse un processo lineare. E questo ci porta ad avere una serie di errori. Per esempio, la sostenibilità non è soltanto questione di ambiente. Noi confondiamo sostenibilità con ambientalismo. La sostenibilità guarda all'ambiente nel miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della, eh, della popolazione. Può non piacere, ma sostenibilità ed ambientalismo sono due concetti profondamente diversi. Non vuol dire che l'ambientalismo sia un concetto negativo e la sostenibilità positivo, ma sono due temi e due approcci radicalmente diversi. E questo è il primo eh, errore. Che ci porta a un, a un secondo elemento. La sostenibilità non può e non deve essere questione di ideologie. Spesso guardiamo la sostenibilità con un'impostazione ideologica. Ci sono quelli che hanno un'ideologia un tecnocentrica e quelli che hanno un'ideologia ecocentrica. Sono due ideologie in contrapposizione e come tutte quante le ideologie come dire, ammettono un confronto e un contraddittorio e non consentono di gestire un percorso che invece richiede una grandissima attività di negoziazione e di bilanciamento di interessi eh, diversi e questo è il secondo errore. Il terzo eh, errore, ce ne sono ce ne sono tanti, ma il terzo errore è quello di guardare alla sostenibilità attraverso una singola chiave interpretativa quindi noi quando guardiamo alla sostenibilità dobbiamo renderci conto che bisogna contemperare elementi diversi, abbiamo detto tre Ambiente, società ed economia. Ma dobbiamo inserire anche la, eh, la tecnologia, che è un quarto elemento sistemico nella sfida della sostenibilità. Se mi permetti, ne metto un quarto. Uh, quando parliamo di, quando diciamo uh, il, il payoff di Agenda 2030 è non lasciare indietro nessuno, anche in questo caso noi talvolta pensiamo che sia un payoff buonista, che sia una cosa ideologica, è una questione di sistema. Se io lascio indietro un pezzo di sistema, quel pezzo che sto lasciando indietro trainerà indietro anche la parte che è andata avanti. Lo abbiamo visto con la pandemia, lo stiamo vedendo con la guerra. Non è una questione di ideologie e non è una questione di buonismo, è una questione di sistema. Che tra l'altro è anche il payoff della pubblica amministrazione, non lasciare indietro nessuno, cioè quando si ragiona in termini politici l'obiettivo, cioè le norme dovrebbero essere studiate in modo tale che sia l'anziano che il giovane, sia quello ricco che il povero sia in grado di, eh, di seguire le regole. Però sì. è il di problema principe. è che poi noi con questa dichiarazione di principio abbiamo la scusa per non portare avanti nessuno e lasciare e indietro certo. tutti. Allora, il motivo per cui io ti ho voluto qui, allora adesso svelo tutto, è il fatto che la tua fondazione ha lanciato un indice di eh, misurazione della consapevolezza della sostenibilità, l'ho detto giusto? Sì, uh, abbiamo allora, è... lanciato il. Il Disi è la prima volta insomma, che viene varato uno strumento di, di questo tipo. Mm, eh, se, noi siamo su Tintolito, per cui siamo abituati a ragionare in termini di numeri, di dati e di strumenti di misurazione. Per cui, insomma, ho voluto qui Stefano perché ci raccontasse: innanzitutto, come funziona, qual è l'idea che, che, che lo muove e che cosa siete andati a scoprire. Intanto, sì, vedete vabbè. quello che vedete adesso in sovraimpressione è insomma, la, la, divisa, la clusterizzazione dell'indice, però la, lascio a te la parola. Sì, quella, quello che è rappresentato nella slide è la clasterizzazione dell'indice rispetto agli italiani, eh, che abbiamo identificato in quattro grandi categorie. Il DISI, eh, acronimo che sta per Digital Sustainability Index, non ci siamo sprecati, devo dire, con la, con la fantasia, è una famiglia in realtà di indici, dei quali stiamo presentando la prima, che è quella che misura la sostenibilità digitale delle persone e in forma aggregata, quindi anche dei territori. Eh, a valle di questo... Inizieremo anche a lavorare a un indice che misura la sostenibilità digitale dei processi e dei progetti organizzativi. Ma fermiamoci su, uh, su questo. Noi cosa facciamo? Lavoriamo su tre livelli. Il livello della consapevolezza, il livello delle competenze e il livello delle azioni. Spesso noi guardiamo ai temi collegati alla digitalizzazione e alla sostenibilità pensando subito alle competenze. In realtà spesso le competenze non ci sono perché non c'è consapevolezza di sogno di quelle competenze. Quindi siamo partiti da quella e lavoriamo su questi tre stati. Abbiamo le... La consapevolezza che un cambiamento è necessario? Sì, no. Abbiamo la competenza per agire questo cambiamento? Sì, no. La motivazione che abbiamo rispetto a questa consapevolezza che ci ha portato ad acquisire questa competenza è sufficiente ad aver cambiato i nostri comportamenti? Queste sono tre domande che abbiamo identificato declinandole su due grandi temi. La eh, consapevolezza, competenza e il livello di azione sulla digitalizzazione e la consapevolezza, competenza e azione sulla sostenibilità. E quindi ci siamo chiesti quanto le persone agiscono in maniera digitale e quanto le persone agiscono in maniera sostenibile. E questo ci ha portato a dividere gli, gli italiani in quattro grandi quadranti. In alto a destra, dove si mettono sempre quelli bravi e belli, ci sono i sostenibili digitali, quindi cioè quelli che hanno comportamenti sostenibili e comportamenti basati sull'utilizzo di strumenti digitali. In basso a sinistra ci sono gli insostenibili analogici, quindi quelli che sono lontani dal digitale e lontani dalla sostenibilità. Poi invece ci sono i due quadranti intermedi, i sostenibili analogici, cioè le persone che ritengono che gli ideali e le concetti della sostenibilità siano importanti ma hanno comportamenti basati su dinamiche digitali e gli insostenibili digitali, quindi quelli che hanno un comportamento basato su strumenti digitali ma non sono vicini agli ideali della sostenibilità. Non paghi eh, sembra, di questo, prego. Era eh, quello che ti aspettavi? Cioè, dal, io stavo vedendo le percentuali, no? Cioè, la, la divisione è una divisione che, che ti piace, che non ti piace, che ti stupisce. Allora, eh, mettiamola così, non mi piace ma non mi stupisce, noi siamo arrivati a questo indice dopo aver sviluppato una serie di ricerche di scenario che sostanzialmente eh, ci portavano in questa direzione, quindi l'indice, come tutti gli indici, è la semplificazione di un insieme di dati che in qualche modo vogliono rappresentare una realtà, quindi non mi stupisce il risultato. Non mi piace il risultato, perché è un risultato che conferma e consolida tutta una serie di, uh, di tendenze. Ciò non toglie che uh, il risultato sia particolarmente utile nella sua rappresentazione, quella per esempio che vediamo in questa, uh, in questa, in questa slide, slide, perché di fatto dà un racconto del nostro paese che è effettivamente un po' diverso dal racconto comune e che non deve stupire se andiamo a vedere come è realizzato. Perché quando stiamo guardando i quadranti, non paghi di aver fatto quella, quella clusterizzazione, siamo poi andati a chiederci quanti dei sostenibili digitali lo sono consapevolmente. Cioè, quante delle persone che usano il digitale lo fanno effettivamente in funzione della sostenibilità e quanti invece lo fanno perché magari prenotare con un determinato strumento è più comodo che farlo in un altro, in un altro modo? E qui sono cominciati un po', diciamo così, i dolori. Nel senso che molte regioni che normalmente in altri indici eh, basati sulla presenza di infrastrutture, la diffusione di cultura digitale e quant'altro, pen penso al Desi, eh, risultano al, in, in parti molto alte della classifica. In questa classifica invece risultano abbastanza malmesse. Perché? Perché possono succedere due cose. O l'uso del digitale non è funzionale in maniera consapevole alla sostenibilità o l'attitudine alla sostenibilità non è consolidata dall'uso consapevole del digitale. Quindi ci possiamo trovare in regioni, prendo ad esempio la, eh, la Lombardia, che hanno sì un altissimo uso del digitale, ma... Questo uso del digitale non è consapevolmente orientato a supportare percorsi di sostenibilità. Altre regioni invece, dove paradossalmente la presenza di infrastrutture è storicamente molto bassa, che proprio in virtù di questa assenza di infrastrutture hanno una tendenza a guardare a queste infrastrutture come strumenti che potrebbero risolvere problemi che invece sentono molto, come quello della sostenibilità. Penso, Ma... ad esempio, all'Undia, al piuttosto che al, Muli, al Molise, che addirittura Molise si piazza. Ma è dato che i giornalisti. Mi colpisce di più nel senso il, il che Molise, il, il Molise che, è il esatto, cioè è un'Italia ribaltata. Perché di solito il Piemonte che invece vediamo. Eh, non è chiaramente una, una classifica, però insomma il Piemonte è, non è messo benissimo. No? Lo, lo vedete in per la toscana, insomma quello che è un po' la, una, una parte, forse anche super raccontata, dove c'è tantissima eh, comunicazione. poi però vedi che è al, vicino al Trentino Alto Agio, che tra l'altro è un dato che mi stupisce, eh, cioè, anzi, che non mi stupisce. Troviamo il Molise, il Friuli di Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia, cioè la Sardegna. Sì, Come com com sì. com te, te, te le spieghi? Beh, in realtà andando a guardare poi ai microdati che compongono questa, uh, questa classifica, che peraltro quando avremo uh, terminato di sviluppare le nostre analisi, ovviamente metteremo a, uh, a disposizione così che sarà poi possibile anche fare i propri, i propri incroci, in realtà si spiegano bene. In alcune regioni la presenza di infrastrutture digitali è bassa, ma c'è un'alta coscienza ambientale, ad esempio. E questo fa sì che uh, in quei contesti ci sia un indice di sostenibilità più alto e un indice di digitalizzazione più basso. Il punto qual è? è che poi la partita si gioca su quanto la consapevolezza delle persone porti ad usare le tecnologie per la sostenibilità. E qui effettivamente succedono cose abbastanza eh, variegate, nel senso che per esempio eh, in, in Sardegna c'è una forte coscienza, diciamo così, del ruolo della sostenibilità. Non a caso eh, Enel vuole fare della Sardegna la prima Green Region per questo ed altri motivi. Peraltro la Sardegna è un contesto abbastanza infrastrutturato dal punto di vista digitale, pare strano, ma molte dorsali passano da lì, non è un caso che Tiscali sia nata in, in Sardegna, però non è al primissimo posto perché c'è una scarsa consapevolezza del fatto che la tecnologia può essere strumento di sostenibilità. Su questo vale una considerazione che secondo me è molto importante, che è questa, in molti casi chi ha Punti di vista fortemente ambientalisti, è tendenzialmente tecnofobico. Cioè, se andiamo a guardare i microdati, vediamo come le persone che sposano l'ambientalismo, la la, diciamo così, più radicale, siano spesso non solo distanti, ma Ostiche rispetto al ruolo possibile te della tecnologia. Questo, per esempio, emerge in dei dati che ancora non abbiamo presentato, ma che stiamo elaborando, che sono quelli sulla sharing mobility. Talvolta la diffidenza nei confronti della tecnologia fa agio sull'utilizzo di uno strumento che invece potrebbe essere fortemente utile per la sostenibilità ambientale. Cioè, le persone dicono: no, no non uso la sharing mobility perché. Il fatto che sia intermediata da uno strumento e da un'infrastruttura digitale me la rende ostica o ostile addirittura, quando con lo stesso strumento potrebbe essere un grande aiuto alla sostenibilità. E questo è un, è un tema sul quale c'è una trasversalità sulla mobilità, sull'agricoltura, sulla domotica, che è particolarmente importante da evidenziare, perché quello che sta succedendo è che si sta, come dicevi te, contrapponendo una dinamica collegata ai digitali e una dinamica collegata ai sostenibili, a senso loro, oltretutto. Perché l'idea qual è? Il digitale è brutto e cattivo perché impatta anche per il 4% del totale delle emissioni. Ci scordiamo che ci aiuta magari a risparmiarne il 24%. Quindi, di fatto è un organo che andrà sopra, l'altro esatto. paradosso è che il digitale, poi di fatto, è lo strumento il principe per poi misurare i consumi energetici per, per misurare anche l'impatto delle, delle politiche e l'impatto eh, di, di quello che noi consideriamo sostenibilità. Per cui anche noi quello abbiamo... è un passaggio culturale di non di spiegazione: attenzione, di non che... assolutamente. Quindi una cosa che mi ha colpito anche della, della vostra ricerca è che rispetto al 2021, se non ho letto male, eh, è diminuita da un certo la, la consapevolezza sull'inquinamento e sui temi del clima, cioè come se Greta Thunberg insomma godesse, forse anche... Diciamo, eh, sovrastata da, da quelle che sono state le due eh, emergenze: l'emergenza pandemica e adesso l'emergenza della guerra. No? Cioè, come se nella, nella nostra agenda, nel nostro mindset, nella nostra agenda mentale eh, il clima sì, è importante, perché, insomma, è, abbiamo visto anche nelle elezioni francesi: è un tema centrale, soprattutto per i giovani, però è passato un po' in secondo piano. eh? Avete anche voi questa percezione? Sì, assolutamente sì, c'è stato, non netto, ma c'è stato un calo significativo di diversi punti percentuali rispetto allo scorso anno. Anche in questo caso le persone ragionano per priorità, abbiamo vissuto la priorità del clima, poi è arrivato il Covid che in qualche modo per certi versi ha aiutato anche una riflessione più ampia, ma per molti versi è focalizzato sul tema della salute, adesso siamo in fase, ahimè, di eh, crisi eh, collegata al, al conflitto e di conseguenza nel momento in cui cui la nostra prima preoccupazione è eh, non moriremo tutti per una catastrofe nucleare e quindi sostanzialmente qualcosa che guarda ai prossimi due mesi eh, l'idea di pensare a qualcosa che guarda le prossime due generazioni ai noi eh, tende a diminuire di peso e di importanza e questo è un, tema, è un tema importante è un tema che però in qualche modo poi pesa su tutte quante le dinamiche perché questo trascina verso il basso tutta un'altra serie di indicatori che guardano all'utilizzo della tecnologia come strumento a supporto appunto della, della sostenibilità ambientale quindi della batteria per, per il clima e quant'altro che, eh, che emerge sempre dal, dal Disi. DISI, che diventa in questo senso anche uno strumento utile per il supporto al decision making di tipo politico, perché di fatto questo è bene evidenziarlo: noi con questa classifica non andiamo a fare l'elenco dei buoni o dei cattivi, non andiamo a guardare chi è stato bravo nell'azione amministrativa, chi è stato bravo, andiamo a guardare con questa declinazione del DISI alla consapevolezza e le aspettative delle persone. E quindi di fatto diventa il punto di partenza per sviluppare politiche orientate a risolvere il fatto che ci sia in alcune popolazioni maggiore inconsapevolezza nel ruolo del digitale come strumento di sostenibilità oppure maggiore inconsapevolezza nella diffusione dei criteri di sostenibilità. E questo è quello che spiega l'inversione della classifica. Perché in quelle regioni dove c'è una grande attenzione verso il digitale, di, eh, abbiamo riscontrato anche una minore correlazione tra l'uso di quel digitale e gli obiettivi di sostenibilità e questo per noi è fortemente penalizzante perché la nostra classifica misura il digitale per la sostenibilità, non misura altro. Quindi non stiamo dicendo quella regione è più infrastrutturata o meno infrastrutturata, ci sono indici altamente sofisticati che questo già lo fanno. Noi andiamo semplicemente a dire alle amministrazioni attenzione perché non basta portare la banda larga perché se su un territorio, se sul tuo territorio non hai spiegato che la banda larga può servire per la sostenibilità sociale, per la sostenibilità ambientale e per la sostenibilità economica succederà che con la banda larga le la persone che è quello che sta succedendo giocheranno a eh, guarderanno Netflix e giocheranno a Candy Crash invece di rendersi conto che potrebbero sviluppare diversamente il telelavoro potrebbero lavorare su meccanismi di economia della condivisione potrebbero lavorare su sistemi di economia circolare abilitati dalle tecnologie potrebbero impattare di meno sull'ambiente sfruttando bene le tecnologie che ci sono perché poi la cosa aberrante è che se noi andiamo a chiedere alle persone conosci le tecnologie finalizzate all'esparmio energetico all'abbattimento dei consumi per esempio nella gestione del riscaldamento noi abbiamo due terzi degli italiani che ci dice che le conosce ma dentro questi due terzi due terzi non le usano senti ti faccio un'ultima domanda che è un po' insomma eh, controintuitiva se, se mi lasci il termine noi ci stiamo avvicinando a una cosiddetta società data driven no? per cui i dati sono eh, diventati ehm, centrali dalla pandemia in poi, diciamo che ci siamo accorti che le nostre libertà eh, sociali erano legate ai 23 ricordi, 23 parametri eh, con cui si andava a misurare la diffusione del contagio. Eh, C'è un pericolo che, che io uh, individuo, pur essendo molto contento, perché insomma, se, si prendono, se la politica prende decisioni sulla base dei dati, degli indici, eh, non lo fa in maniera ideologica. E quindi, da un certo punto di vista, sento che eh, ragiona sui dati di realtà del sistema. Eh, L'impressione è che la pubblica amministrazione si costruisca i suoi indici, che la pubblica amministrazione abbia poi i propri dati. Ha, Andando nel cloud avrà tantissimi dati, forse anche troppi, sostengono alcuni, ehm, alcuni avvocati o alcuni esperti di diritto che ci sarà un problema di privacy non piccolo, ecco. E che quindi servono, come nel tuo caso, cioè degli istituti indipendenti che vanno poi a misurare le cose. Secondo te, stiamo andando verso una sorta di autarchia nella misurazione dei fenomeni, o al contrario, eh, si andrà a creare. Eh, nuovi indici come quello che hai lanciato tu, cioè nuovi soggetti indipendenti che contribuiranno con la e con insomma, il, il decision making politico a misurare quello che centrano perché effettivamente le possibilità con il digitale sono diventate molto ampie. Lo dico anche da giornalista, nel senso che anche noi, nel nostro piccolo, ci stiamo mettendo a fare dei piccoli osservatori per cercare di capire i fenomeni. Beh, Luca, io non credo che le due dimensioni, quella della politica che guarda le ideologie e quella della data driven uh, organization o della data driven politics, siano, in, siano nettamente in contrasto. Io penso che sia opportuno che ci siano organismi indipendenti che fanno uh, studi e fanno rilevazioni e ricerche, che identificano dei dati e poi sarebbe utile che la politica su quei dati e non sui like uh, fosse nelle condizioni di prendere decisioni. Se ci pensi, se andiamo a guardare... Alla definizione dalla quale abbiamo iniziato, uh, che è quella che dice che la sostenibilità guarda alla possibilità delle prossime generazioni di uh, avere le stesse opportunità che abbiamo avuto noi, cioè sostanzialmente non dobbiamo andare a consumare le risorse che sono di chi viene dopo, è drammaticamente simile a un aforisma di un, di un vecchio politico che diceva che. Il politico guarda le prossime elezioni, lo statista guarda le prossime generazioni. Ora, probabilmente, non avremo bisogno oggi di statisti, quindi di persone che sono in grado, a partire dai dati, di avere la loro visione logica che consenti di avere una visione politica. Perché quello che noi dimentichiamo è che la sostenibilità è una visione sociale, e ogni visione sociale si basa su un modello politico. La sostenibilità è la capacità di avere una visione sociale che sia compatibile con un modello economico che lavora nel rispetto delle risorse naturali. Poi è chiaro che questa cosa può essere fatta in tanti modi diversi. E quei tanti modi dovrebbero essere quei tanti modi indirizzati da una politica consapevole, ma se ne abbiamo una generazione di politici che non guarda neanche più alle prossime elezioni, ma al prossimo titolo sul giornale, probabilmente qualche problema ce l'abbiamo. Allora, io volevo ringraziare Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. L'appuntamento chiaramente è tra un anno, così andiamo a vedere come è cambiato l'indice. Per cui, insomma, la promessa è che tornerai a raccontarci che cosa è successo in un anno, che tra l'altro di cose ne succederanno sul fronte della sostenibilità, perché ricordiamo che eh, verranno messi a terra un po' di progetti, per cui... Eh, mi aspetto che anche in chiave PNR ci sarà molto da discutere molto da capire e vedremo anche se questo se sarà cambiato insomma la consapevolezza tra, tra, tra un anno utilizzeremo questo indice per misurare i progetti del PNRR esatto perfetto per cui tu, tu sei TN quindi ti ringrazio l'appuntamento è tra un anno eh, in bocca al lupo per, per tutto sigla